di riuscire, lo dicevamo anche prima, l'abbiamo accennato, a trovare una civiltà al momento giusto, al punto giusto dello sviluppo, magari più avanti di noi, se riescono ad arrivare fino alla Terra, perché appunto i limiti della relatività, ne parlavamo nella prima puntata, sono insormontabili, quindi dovrebbero aver trovato il modo di bypassare i limiti della fisica. Insomma, io vorrei ribaltare proprio la situazione. Noi potremmo essere un esperimento di vita forming di qualcun altro, cioè questa è una delle ipotesi, cioè se noi vediamo lo sviluppo dell'uomo con la sua capacità anche intellettuale, cerebrale, è avvenuto in uno spazio molto piccolo, quindi quasi come se ci fosse stata una, diciamo, sprogrammazione a questa evoluzione che sta veramente procedendo in maniera veloce. Quindi una delle teorie, forse veramente più legata alla fantascienza che alla scienza, è che noi potremmo essere stati un esperimento di civiltà superiori che hanno impiantato sulla Terra, proprio perché c'erano delle condizioni ambientali particolari, l'esperimento uomo. E quindi prima o poi potremmo essere anche visitati per vedere a che punto siamo. È la nostra evoluzione. È una teoria anche questa? Ah beh sì, certo, la scienza non esclude niente. Al Salone del Libro di Torino, anno 2017, questa volta cambia l'autore, sono in compagnia di Francesco Luca, che ringrazio, se siede qui a fianco a me. Ho il suo libro fra le mani, lo mostro subito. Pianeti a perdere. E Francesco Luca ha una formazione di carattere scientifico, so che sei un ingegnere. Sono un ingegnere, sì. Un libro che, chiacchierando prima fuori onda, definivamo di fantascienza in qualche modo, comunque in cui la fantascienza ha un ruolo, però ci sono anche tutta una serie di teorie scientifiche controverse, non controverse, riconosciute alternative. Come alternative, esatto, e che in qualche modo vengono esposte, vengono affrontate. Il libro lo definiamo di fantascienza perché contempla delle teorie senz'altro alternative, si basa praticamente sulla costruzione artificiale del pianeta in cui viviamo. La costruzione è fatta dagli umani stessi che di volta in volta all'occorrenza costruiscono il pianeta vivibile. Oggi è il turno di Terra, ieri è stato il turno di Venere, tempo prima di altri pianeti. Questo succede su diversi sistemi stella-pianeti, non solo sul nostro, che è il Sistema Solare. L'ultima domanda allora è sul progetto futuro, se c'è un'ulteriore elaborazione che sta portando avanti, un altro romanzo che magari ne sta nascendo. È sempre, diciamo, rispettando quella che è la mia filosofia di scrittura, porre sempre il lettore di fronte a degli interrogativi. Ci sono sempre delle evidenze, ma dietro le evidenze, se guardiamo bene, ci sono degli insegnamenti importantissimi che a volte possono cambiare la nostra vita, a volte ci possono far vedere la vita, la quotidianità sotto un'altra ottica. Questo è l'invito, sotto quest'ottica io invito i lettori a leggere le mie opere anche future. Grazie. Pianeti a perdere romanza attorno alla teoria del completamento che prevede che il pianeta Terra sia costruito in fasi. Quando mi riferisco al pianeta Terra non parlo solo della biosfera, dell'acqua, di quanto concerne la parte minerale, ma anche della vita, umani compresi. Secondo Pianeti a perdere, gli umani sono stati introdotti sul pianeta Terra, reso vivibile. Principalmente è una mannaia su tanti luoghi comuni. Il primo è la cosiddetta teoria dell'evoluzione di Darwin, che
viene data per buona, viene spacciata nelle scuole come scienze, ma non ha alcuna base scientifica. Così come possiamo ritenere valida la teoria di Darwin, possiamo ritenere valida la teoria del completamento. Poi il pianeta perdere addirittura si spinge alla possibilità che siano umani stessi con tecnologia evoluta che possono realizzare quest'opera. Adesso diciamo che a suffragio di questa possibilità ci sarebbe anche da rilevare quelle che sono le ultime notizie che si hanno su mondi alieni, su vite aliene. Sappiamo che sono stati rilevati corpi con movimenti intelligenti, quindi pilotati, delle dimensioni delle migliaia di chilometri. Quindi questo comincia già a dare la misura del fatto che sarebbe possibile costruire strutture grandi come un pianeta per civiltà che hanno questo tipo di macchine.